Si è svolta l'assemblea del Confidi, consorzio di garanzia Fidi tra piccole e medie imprese della provincia di Agrigento. Confidi è una cooperativa di garanzia collettiva dei Fidi costituita dalle piccole e medie imprese agrigentine, che opera senza fini di lucro nel settore dell'intermediazione del credito bancario e parabancario, prestando garanzie in favore delle piccole e medie imprese per l'erogazione di finanziamenti creditizi da parte di istituti bancari convenzionati. È già operativa nel territorio agrigentino sin dal 1980. Il Confidi, come illustrato nella relazione del Presidente del Consiglio d'amministrazione, ha chiuso con un utile di euro 1.936. Tra gli obiettivi futuri, l'evoluzione della gestione, che sarà caratterizzata prevedibilmente dal proseguimento di rilascio di garanzie mutualistiche, cercando nuovi partner istituzionali o implementando all'interno quelli già esistenti. Si è appena conclusa l'assemblea dell'approvazione del bilancio 2018. Ecco, prima di parlare dei dati, qual è la mission del Confidi di Agrigento nei confronti del sostegno a credito per le aziende agrigentine? Ma noi cerchiamo di agevolare e veicolare le aziende nostre associate con il sistema creditizio per facilitare, diciamo, i finanziamenti che gli istituti di credito fanno in favore delle aziende del territorio e più o meno isolane. Ecco, questa è la nostra missione. Quali sono le agevolazioni che avrà? Cosa potrà avere, insomma? Perché associarsi a un Confidi? Le agevolazioni sono fondamentalmente nell'assistenza con un rilascio di garanzia sussidiaria, più o meno a prima richiesta, nei confronti degli istituti di credito con cui noi lavoriamo. E poi hanno, diciamo, un percorso facilitato perché viene valutato insieme al Confidi, diciamo, quelle che sono le necessità, aziendali da poter portare a termine, insomma, da poter raggiungere. Quindi un'azienda che si trova, diciamo, priva di sostegno bancario, con il Confidi attraverso la sua garanzia può accedere meglio al credito agrigentino, insomma, al credito bancario, no, Beh, direttore? sì, questo è quello che noi cerchiamo di fare e diciamo, con la collaborazione degli istituti con cui lavoriamo riusciamo ad ottenere qualche risultato Una volta si positivo. otteneva anche un rimborso da parte della regione su ciò che erano gli interessi che pagavano le aziende. Ecco, in questo senso, col nuovo governo Musumeci state cercando di fare qualcosa? Sì, diciamo, c'è una piattaforma, c'è un tavolo aperto a livello regionale in cui si sta cercando di portare avanti quelle che sono le soluzioni migliori, diciamo, in questo senso, a ripristinare qualcosa che già c'era.